tenerlo per tutta la durata della maratona, riesce a fare un tempo ottimo. È chiaro che c'è sempre magari quello che in salita perde qualche secondo perché non è portato per le salite, magari che è un po' più su di peso rispetto a un altro atleta. Però diciamo che non si può paragonare certamente il ciclismo. E poi parlando di maratone olimpiche, non è che ci vanno tutti, ci vanno sì, soltanto certo, quegli certo, atleti che sanno. Io ho fatto la parte dello scemo. No. No, lo dico per far capire a chi ci ascolta che non conosce proprio di cosa stiamo parlando. I top run riescono ad andare in salita alla stessa velocità a cui si va in pianura, non è che perdono molto, ecco. Invece un atleta come noi, un amatore, c'è quello che riesce ad andare meglio in salita. Io per esempio andavo meglio in salita, in discesa andavo male, ma c'è sta quello invece che in discesa riesce a correre meglio, però in salita si ferma. Quindi il problema è questo, insomma, per top runner non c'è problema, salita o discesa vanno sempre alla stessa velocità. Per tornare alla nostra, nostra maratona di Roma, le mie curiosità sono terminate. Sì, no, magari poi le prendiamo. No, volevo dire una cosa, perché ieri il nostro assessore allo sport, almeno per quanto mi riguarda, Cesare Marinucci, ci ha mandato un'email invitandoci a partecipare a un evento organizzato domani proprio al centro maratona per la partecipazione delle realtà sportive, associative, locali, enti di promozione che lavorano sulla formazione dei ragazzi e degli atleti, dove insieme alle realtà istituzionali centrali, diciamo, e dei diversi territori di Roma si possa aprire un confronto sullo sport per verificare la possibilità e programmi per ridare forza al settore anche nei territori. È quello che ci battiamo spesso noi stessi con quando che parliamo, perché a volte sembra che siamo un po' snobbati. Allora, a questo evento che si terrà domani pomeriggio alle ore 15 al centro congressi al centro maratona, centro che maratona si trova al palazzo dei congressi. Interverranno Paolo Masini, l'assessore allo sport di Roma Capitale, Enrico Castrucci, che è il presidente della Maratona di Roma, Riccardo Viola, presidente CONI Lazio, e Stefania Esposito, che è del municipio Roma 4, il coordinatore di questi dibattiti che ci saranno sarà Giuse De Angelis. È importante partecipare perché, come diciamo spesso noi, è la dimostrazione, la posso dare direttamente io personalmente, che se c'è un evento sportivo, specialmente nelle periferie, un atleta, un amatore è portato ad allenarsi anche se c'è il tempo poco bello, perché per esempio io purtroppo non farò la maratona, domenica non parteciperò a nessuna gara, lunedì e martedì c'è stata pioggia, ho visto il tempo brutto, non sono sceso. Se invece quelli che dovranno partecipare alla maratona anche con la pioggia scenderanno. E quindi questo perché cosa lo dico? Perché per ricollegarmi alla parte organizzativa. Se si organizzano eventi, diciamo gare podistiche, anche e soprattutto in periferia, perché ormai al centro si sa, richiamano un gran numero di atleti, anche atleti che vanno a 7-7-30 km, sì, perché passano per centro di Roma. Le periferie invece sotto questo punto di vista sono penalizzate, e sono penalizzate anche soprattutto anche per quanto riguarda la contribuzione dei contributi che possono dare. Adesso io non lo so, ma non vorrei aprire una polemica, ancora non ho letto bene il bilancio che non so se è stato approvato, e questo magari Morganti me lo potrà dire, ancora non è stato approvato, però sembra che ci sia, almeno da quello che leggo sui giornali, ci sia ancora un'altra contrizione dei costi. Quindi diciamo che Paolo dovrà fare di nuovo, Masini dovrà fare, dovrà inventarsi le cose più che poterle realizzare con la possibilità di avere dei finanziamenti. Sì, perché come abbiamo sempre detto, quando c'è da tagliare le prime cultura e sport. Cultura e sport. E questo è il nostro L'Italia caro, funziona così, nostro caro sindaco deve metterci insomma un po' di impegno per questo, perché è vero che ci sono grossi problemi, è vero che abbiamo ereditato
un deficit enorme. È vero tutto questo che si vede, che c'è da spostare risorse magari sul rifacimento delle strade, ci sono altre per le scuole, certo. Non è che ci sono altre però, priorità, purtroppo, però lo sport. La sanità poi ne risente, perché ripeto, lo sport è salute, e se uno non fa sport, si ammala più spesso. Parole povere. E se non ci sono eventi di fine settimana, non è detto che è sufficiente andare in un parco a correre il sabato e la domenica. Ci vuole lo stimolo, se c'è una gara uno è più stimolato, perché sta insieme a tanta gente, si diverte di più. Invece allenarsi da soli a volte diventa stressante, magari non ti va, esci da casa, rientri dopo 5 minuti, sì, se piove non esci. Invece se c'è una gara e ti sei iscritto, anche se diluvia ci vai lo stesso. Oddio, non è che sia una cosa, non è che ci va con piacere, ma ci vai. Però ci vai lo stesso, ecco, non c'è l'impegno. Una volta poi che comincia a correre, anche se piove, neanche la senti la pioggia. Però quindi, diciamo, se ci sono manifestazioni, uno è stimolato a partecipare, e quindi essendo stimolato a partecipare poi è anche stimolato ad allenarsi, perché andare a fare una gara senza allenamento si rischiano anche infortuni muscolari. Quindi è sempre bene allenarsi prima, certo, e poi certo, partecipare alle gare. Mi faccio promotore quindi di quello che l'assessore Cesare Marinucci, l'invito che ha fatto, almeno con le mail che ha mandato alle associazioni sportive del territorio del quinto municipio, per aprire a tutti quanti gli organizzatori a partecipare. Io non lo so, perché purtroppo ancora ci sono i strascichi dell'influenza, e probabilmente non è che mi ha colpito direttamente, però ha colpito mia figlia, e quindi domani magari sono impegnato. Se riesco a liberarmi, comunque cercherò di partecipare e magari intervenire proprio su questo punto, perché Paolo Masini sembra che sia una persona, oltre che assessore allo sport, sia una persona che è vicino al mondo dello sport, perché ho visto che anche ieri, per esempio, ho visto su Repubblica, anche su YouTube, che ha partecipato a un evento qui al municipio nostro, alla scuola Pisacane, dove c'era anche il contestato il regista, diciamo, Giallo Rosso. C'era Gervinio. No, Gervinio, c'era cosa. No, Piani, anche Gervinio. Comunque quello che è stato contestato è stato Piani. Sì, hanno trovato il povero Piani. Piani si è fermata una macchina e gli ha detto. E quello gli ha detto è giocato contro i carcinacci. Esatto. Bene. Vogliamo fare uno stacco musicale, poi magari sentiamo facciamo un collegamento con il presidente della Tiburtina Ranni, che parteciperà alla maratona, poi elencheremo quello che è previsto questa sera al canale, durante la rubrica Atleticat, al canale 86. Va bene, andiamo nella prima pausa musicale. Proseguiamo.
Pronto, buonasera. Chi è, Vincenzo? Buonasera, oh, amici podisti, buonasera. Ciao Vincenzo, sono Mario Moretti. E io Pino D'Egidio. Allora, chi è Vincenzo? Vincenzo è il presidente della Tiburtina Running, una bella società di giovani atleti che partecipano a tante gare. Farete anche la Maratona di Roma, Vincenzo? Sì, quest'anno come l'anno scorso parteciperemo in numero ridotto, perché ovviamente la gara insomma richiede un allenamento, una preparazione ovviamente particolare, però in quattro saranno presenti alla Maratona di Roma. L'anno scorso l'ho fatta anch'io, quest'anno mi sto dedicando più che altro all'organizzazione degli atleti e a quant'altro, per cui ho lasciato spazio ai più giovani, quindi ci saranno quattro atleti che la faranno. Bene, senti Vincenzo, comunque sì. Parliamo un attimino, perché tu mi hai reso edotto di un evento che state organizzando come Tiburtina Running, state organizzando, se non erro, nel comune di Guidonia, che toccherà anche il comune di Roma. Come si chiamerà questo evento? Sì, abbiamo pensato di organizzare una gara che in qualche modo coinvolgesse i due comuni che poi sono a confine, no? L'uno con l'altro, quindi la gara si chiama Corri da Due Comuni, che diciamo, dall'idea proprio di questo spostamento degli atleti che partiranno da Via Palombarese, che si trova nel comune di Guidonia, e arriveranno sulla zona di via Marco Simone, che è di competenza territoriale di Roma, per cui è un bel percorso.